Siamo qui in compagnia di Enrico Morbelli, sicuramente gli ascoltatori di Liberi.tv lo conoscono, è il direttore della Scuola di Liberalismo di Roma, nonché uno degli esponenti di punta della Fondazione Einaudi. E in questa occasione però è in un'altra veste, nella veste di piemontese, perché oggi abbiamo una particolarità, l'elogio della Bagna Cauda. Che cos'è? Allora, intanto la Bagna Cauda, spieghiamola velocemente, è una bagna, quindi una salsa che viene tenuta in caldo con un apposito lumicino sotto, fatta calda, quindi Bagna Cauda vuol dire bagna calda, fatta con un tritato di aglio e di acciughe e di olio naturalmente, una cosa per la quale quando avete finito di mangiare, poi se accendete davanti alla bocca un fiammifero, date una sfiammata come se foste davanti alla canna del gas, perché è ovvio, è una cosa un po' pesante che veniva consumata ed è tuttora uno dei piatti preferiti della cucina piemontese invernale, perché dentro questa bagna si intingono le verdure di stagione, quindi abbiamo il cavolo verza, il tapinambur, i peperoni che sono tenuti in conserva, ecco tutta una serie di cose che però uno non ci può mettere dentro prodotti estivi, il pomodoro non è contemplato anche perché si spaccherebbe e diventerebbe una porcheria. Piemonte, e che cosa c'entra la Fondazione Einaudi con la... Allora, mi tolto le parole di bocca. Ecco, l'Associazione dei Piemontesi a Roma è l'erede della famiglia piemontese che a Roma ebbe come secondo presidente Luigi Einaudi. Il primo era stato Soleri e il secondo appunto è stato Einaudi, che lasciò la presidenza della Fondazione Einaudi per assumere la presidenza della Repubblica Italiana. Quindi oggi, che è il giorno, non so quando la cosa andrà in onda, ma insomma oggi è il giorno in cui è stato eletto Mattarella, ecco, neanche a farla apposta, noi qui invece ricordiamo un presidente piemontese che mangiava la Bagna Cauda assieme a noi una volta l'anno. Certo, Mattarella, non so di fronte alla Bagna Cauda se sviene, che cosa, quali sarebbero le reazioni, però noi crediamo che ormai è diventato un piatto che è andato fuori dai confini regionali. E tant'è vero che lo mangiamo qui ogni anno, ci sono centinaia di persone che vengono per assaggiarla e ormai è diventato un piatto nazionale. Ormai tutte le cose provinciali, regionali, locali della nostra cucina sono il patrimonio di tutti, così come il nostro patrimonio. Io che sono d'origine piemontese, sono romano, nel mio patrimonio c'è pure la Repubblica Veneta, c'è pure Amalfi, c'è cioè è tutto, quindi credo che Mattarella dovrà fare un piccolo sforzo e mangiarsi la Bagna Cauda. Quindi abbiamo capito che Enrico Morbelli, oltre a occuparsi di politica, di cultura, di liberalismo, essendo un giornalista, è anche un intenditore della cucina nazionale, in particolare quella piemontese, perché tu, ricordaci Enrico, di dove sei precisamente? Allora, la mia famiglia è di Orsara Bormida, in provincia di Alessandria, proprio sopra il fiume Bormida. Noi siamo tra Acqui e Ovada, quindi siamo nell'Alto Monferrato, che è il Monferrato del Sud, quello che i Liguri chiamano il Basso Piemonte, loro ci chiamano Basso Piemonte, noi diciamo che invece siamo Alto Monferrato. Ecco. Va bene, ultima battuta allora sul nuovo Presidente della Repubblica appena eletto oggi, Presidente Sergio Mattarella, diciamo, ti aspettavi magari o speravi in un'altra candidatura, in un'altra elezione, e che cosa ti aspetti da questo settennato? Beh, c'è una cosa assolutamente personale. Io ho un compagno di banco del ginnasio che si chiama Giovanni Garofalo, che nell'ultimo periodo è stato il capo di Rai Quirinale, cioè era il capo della struttura che si occupava del Quirinale. Lui adesso è in pensione, avete dietro casa mia, stavamo mangiando una pizza assieme con altri vecchi amici e colleghi e mancavano 2 mesi, cioè sarà 2 mesi, 2 mesi e mezzo fa. Tu che stavi al Quirinale e che continui a frequentarlo, secondo te quali è... Ci disse un paio di nomi e poi disse: ma secondo me poi verrà fatto Mattarella. Mattarella chi? Diciamo la verità, non se l'aspettava nessuno. E il 95%, ma che 95%, il 99,9% degli italiani non sapeva manco chi fosse. Poi adesso ce lo stanno raccontando, e quello del Mattarellum, e quello che c'ha avuto il fratello martire della mafia, e quello che c'aveva il padre ministro 5 volte, quindi adesso va tutto bene, ma quando è uscito fuori il nome è stato un momento di sconcerto, perché nessuno lo conosceva. A questo punto forse avrebbe avuto Magalli, forse avrebbe vinto a mani basse se c'era una elezione diretta del popolo,
perché i cittadini italiani di solito si affezionano al loro Presidente della Repubblica quando sta per andarsene. Noi siamo, non solo noi che siamo liberali, e in questo caso vedete anche piemontesi, parliamo, diciamo che Einaudi è stato il migliore, ma perché ha finito e tutti quelli che hanno finito hanno lasciato a distanza un ricordo buono, ma quando hanno cominciato erano tutti quanti considerati dei pessimi presidenti. Aspettiamo quindi con impazienza che finisca questo settennato e parleremo tutti quanti bene di Mattarella. Ringraziamo Enrico Morbelli, ci lasciamo appunto con l'impegno di collaborare insieme, organizzare qualcosa con l'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere e la Fondazione Einaudi.